Buonasera a tutti, bentornati alle live di Gare Bodybuilding, dove parliamo e intervistiamo gli atleti per condividere un po' di informazioni utili per chi si avvicina al mondo delle gare e anche per chi è già un veterano che magari può imparare qualcosa di nuovo. Questa sera abbiamo Valentina e Massimo e Matteo che ci fa da intervistatore come consueto. Io non mi dilungo molto, ricordo semplicemente a tutti quanti di iscrivervi alla newsletter, così siete sempre aggiornati mensilmente su tutte le novità che riguardano il mondo del bodybuilding e delle gare qui in Italia. Detto questo, lascio la parola a Matteo e ci vediamo più tardi. Ci vediamo dopo Ale, ragazzi, intanto buonasera, come state? Vi siete ripresi da questo Rimini Wellness abbastanza caotico? Sì, buonasera Calmati, a te. ciao Matte. È stato veramente un evento Intenso. importante per numeri, densità di persone, caos, musica a tutto volume, anche il motivo per cui settimana scorsa non siamo stati online. Allora, questa sera si esploreranno alcune tematiche, ma io mi permetterò soltanto di dare qualche incipit. Valentina, ti lascio presentarti. Innanzitutto, ecco, introduciamo anche l'argomento allenamento, poi bodybuilding. Come ti sei avvicinata alla palestra e poi all'agonismo che è venuto successivamente? Nella maniera più classica di tutte, cioè semplicemente sono sempre stata una sportiva, ma poi quando ho iniziato, diciamo, a lavorare, il tempo per dedicarsi a quello sport cominciava, voglio dire, a diventare sempre meno. E quindi, sai, la palestra è il luogo più aperto, diciamo, più ore al giorno. E quindi ho cominciato ad andare in palestra per mantenermi in forma, mettiamola così. Senza veramente saperne nulla, perché ho cominciato 12 anni fa e immaginati cosa ne sappiamo adesso, figurati 12 anni fa. Quindi niente, ho iniziato, ma ovviamente la figura del personal trainer era un mito praticamente. Quindi spesso e volentieri c'era l'istruttore di sala che mi faceva fare sicuramente delle cose a cui mi affidavo, ma non ottenevo quello che cercavo, sia in termini di magari anche noia, mettiamola così, che in termini poi estetici, fisici, che magari una ragazza di 23 anni vuole, perché è così. Però poi ho iniziato a lavorarci in palestra, perché non chiedermi per quale ragione, ma io volevo lavorare in palestra. Non sapevo bene come e cosa, ma volevo lavorarci, quindi ci sono entrata. Però ci sono entrata da commerciale e quindi diciamo che lì invece, ben 12 anni fa, ho incontrato lui che era praticamente L'istruttore di sala. ai suoi esordi, ai suoi inizi e quindi diciamo ovviamente c'è stata un'intesa da tanti punti di vista, come sappiamo, e quindi diciamo ho iniziato ad approcciarmi all'allenamento, cosa che lui invece aveva già cominciato a fare, già stava studiando e sono diventata la sua cavia. Praticamente. Hai creato una macchina da guerra. Quindi, tendenzialmente, vale, è stato un susseguirsi di circostanze. Andare in palestra tanto per, perché alla fine non si, cioè, non ci si introduce appassionati, al massimo si è motivati, si è entusiasti, però poi la disciplina, quella concretezza, la disciplina viene un pochino dopo, e ti sei introdotta poi anche sotto il punto di vista lavorativo, quindi diciamo che la palestra è diventata un po' casa tua. La palestra è tuttora casa mia, lo è, sì, l'ho sempre stata. Diciamo che poi con lui, approcciandomi all'allenamento, come me l'ha insegnato lui, quindi con la sala pesi, con un certo approccio, con certe dinamiche, sai, senza pensarci mi allenavo, ma un giorno, tipo passando pochissimo tempo, mi guardo allo specchio e dico: ma pensate, questo qua allora ne sta qualcosa, nel senso buono, ovviamente. È incredibile, no? Quindi da lì, diciamo, essendo che poi anche lui era un grandissimo appassionato, ora ovviamente anche lui si allena ovviamente come tutti noi, da lì, avendo una vita, diciamo, insieme abbiamo cominciato a
Ci siamo evoluti insieme, secondo me. Certo. Esatto, quindi anche non solo è stata tra virgolette una fortuna, parliamoci chiaro, avere una persona che comunque condivide determinate cose, no? Che ti dice no, stasera io devo andare in palestra e tu dici vabbè, allora vengo anch'io, no? Oppure dici vabbè, ma io ti ho cucinato una bella lasagna, lui guarda tutto quello che vuoi, ma io questo sono, no? Nel senso buono. Quindi adesso un argomento un po' ampio, diciamo, però è stato veramente un approccio che lui già viveva questo mondo, io molto di meno, quindi attraverso di lui veramente in modo lento ho imparato. Ma lui, devo dire la verità, sin da subito mi disse: c'è una C'era struttura. la risposta diversa anche all'approccio dell'allenamento, cioè era già brava a gestire determinati carichi dopo ben poco tempo e la tecnica migliorava e migliora negli anni, però c'era un potenziale differente da quello di una semplice ragazza che si approccia e va 2 o 3 volte in palestra, non rispondeva allo stesso modo, cioè aveva qualcosa in più. Paradossalmente io credo che se non avesse fatto questo, ok, benessere, sarebbe stato in forma, ma sarebbe stato un po' uno spreco. E poi un piccolo particolare, io nella mia famiglia avevo mia zia, la sorella di mia madre, che gareggiava tanti anni fa. Wow. Sì, quindi era lei pure un po' che mi dice, mi metteva questo semino, Certo. ok? E siamo partiti così in realtà. L'ha riconosciuta un po' come eccezione, no? Perché alla fine parte la fisicità, la struttura di Valentina, però è difficile trovare, soprattutto. Prima lo era ancora di più delle ragazze che si approcciano alla palestra e cominciano a macinare pesi con l'intento proprio di sviluppare una certa fisicità. È che lui, costantemente studiando ed evolvendosi sempre di più, mi spiegava costantemente tutto, quindi io ero ben consapevole, capito? E mi fidavo al 100%, di conseguenza non potevo mai essere una che diceva, ma i pesi ingrossano, passatemi il termine, adesso non voglio assolutamente minimizzare perché posso comprendere la fissa, diciamo, la problematica, però non potevo mai esserlo perché lui veramente mi spiegava talmente tutto e io mi fidavo talmente tanto, sia perché vedevo che miglioravo nel mio sport, sia perché mi appassionavo ed esteticamente vedevo cose, quindi insieme siamo riusciti a Sì, costruire. abbiamo commesso tanti errori, ma allo stesso tempo siamo cresciuti, perché poi gli errori li commetti, no? Cioè, è chiaro che ti guardi indietro e quante cose pensi che avresti potuto gestire meglio, è normale, no? Cioè, anche se mi guardo l'anno scorso, avrei potuto gestire meglio delle cose del mio lavoro, normalissimo, credo. Ma sarà così per sempre, nel Tu senso che lo poi sai si accumula bene. sempre quel tassellino. In più anche sotto il punto di vista della mera esperienza in determinati contesti che cambiano, si evolvono assieme a noi. E hai descritto poi Valentina la vera passione, cioè credo fermamente, poi direte anche voi, che la passione non sta soltanto nell'eseguire, ma nel conoscere, nello sviscerare, nell'apprezzare ogni sfaccettatura, il retroscena. E a proposito di retroscena, di backstage, come si è evoluta poi questa passione arrivando pian pianino poi all'ambito agonistico, considerando che, hai detto anche tu, sono 12 anni che ti alleni, il mondo natural 12 anni fa era un'ombra, una parentesi infinitesimale di quello che è Ma oggi. infatti cosa è successo? Che chiaramente gli studi sono andati avanti, si studiava, Massimo si è preparato sempre di più, scuole preparatorie, tutto quello che poteva, ok. E io invece, mentre anche studiavo insieme a lui, ma in modo sicuramente differente, dall'altra parte ero incuriosita perché dicevo, che cosa può differenziare quello che io già faccio, che mi sembra tanto, tra virgolette, rispetto alle figure che vedo sopra quei palchi, come fanno loro ad ottenere quello? Volevo capirlo, no? E quindi dice: vabbè, dai, te lo faccio vedere io. E l'ho capito molto bene. C'era una bella differenza e bella tosta. E quindi abbiamo deciso, visto che comunque io ero il suo prodotto più vero, e soprattutto tu sai benissimo che per essere un preparatore ed entrare nel mondo delle gare devi cominciare a infilartici. E quindi abbiamo detto: vabbè, dai, ma ti giuro, poi io veramente per me era una cosa pazzesca,
impensabile. Lui mi ha veramente coinvolto anche dal punto di vista emotivo, perché sai, tante donne hanno un po' di down emotivi e quindi io non credevo veramente in me, onestamente. Invece lui mi ha supportato molto, io un po' per lui, lui un po' per me, abbiamo deciso di provare. Quindi abbiamo fatto la nostra prima preparazione, Sbagliando. sbagliando completamente categoria, sotto anche consigli, quindi diciamo che più facevo il cut, più chi mi vedeva tra la posing coach, eravamo tutti un po', non riuscivamo bene a capire che Certo. cosa cacchio succedeva, perché ovviamente ero 6 kg meno di adesso rispetto a come mi presento sul palco, ma i dettagli e la muscolatura erano impressionanti per fare la bikini dove sono andata. Infatti l'esordio, se non erro, è stato nel 2021 Sì, in IMV come bikini, giusto? giusto. Ce la racconti, Valentina, anche tu, Max, questa esperienza, ce la Io dico raccontate? due cose, dico due cose e poi lascio raccontare a lei. È stato tutto il tempo in fondo al palco. Non ero assolutamente, cioè, ovviamente per me era la Certo. prima volta, quindi tutto nuovo, tutto diverso, quindi no, sai, uno arriva lì e vede questo mondo dove che ti appartiene. Quindi in una maniera positiva, perché sinceramente quelli a fianco a te non è che sempre capiscono quello che è, e ti fanno spesso sentire un po' un alieno, no? Invece lì cominciavo a vedere, no? Ovviamente ero agitata, eccetera, eccetera, poi salgo sul palco e giustamente mi dicono, bella, 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 però se puoi andare un po' più indietro, ancora un po', ancora un po', e quindi diciamo non sono finita ultima perché veramente c'erano due ragazze che erano ancora più fuori categoria di me, e lì i giudici, nonché la, perché io ero in INVB, quindi la fantastica Lucy, che per me, ti dico, è stato un supporto, mi disse, guarda, se avessi fatto la figure oggi avresti vinto tutto, no? Ha detto, guarda, mi fa piacere saperlo. Però è stato giusto così, è stato giusto così. E poi quindi ci siamo guardati, vabbè, devo rimettere su un po' di chili, cosa che non è un problema, perché mangi, sei felice. E l'anno dopo ci siamo avventurati in una prima stagione agonistica abbastanza tosta per una novellina, perché comunque le ho fatte tutte, quindi sia. Da maggio a ottobre, sì. Quindi con, diciamo, lo stop dell'estate da gestire, non facile, diciamo, e le ho fatte tutte presentandomi da figure, e chi cacchio se lo aspettava? Dico solo questo, abbiamo partecipato in NBFI, in INBB, ho gareggiato, vabbè, ovviamente a Rimini Wellness, quindi sono riuscita a farmi dei bei palchi, gestiti un po' così, battuta dalla Serena, fantastica, nelle figure, però giustamente, bella, bella esperienza, e poi mi sono qualificata in NBFI. Sono andata anche a fare il mondiale, ma veramente è stato tutto, credimi, nulla di preventivato. Insieme, dall'esperienza del fondopalco dell'anno precedente, un tripudio di Abbiamo seguito successi. anche tanto i E consigli delle persone più esperte da cui imparare, quindi mi dicevano, Vale, devi farlo, fallo. E io quindi altre 2 settimane di carte, vabbè, dai. io credo che in questo mondo non è mai abbastanza ascoltare le persone con esperienza. Cioè, a me piace. Sai, ci sono stati consigli che ci sono stati tanto utili, secondo me. E tuttora adesso, se ho l'opportunità di parlare con una persona formata, io senza problemi, cioè, è molto bello, anzi. Assolutamente. A parte che aiuta a crescere e a migliorare, ma poi ci sono delle dinamiche insite nelle competizioni che non sono di mera natura tecnica, quindi della gestione della pique, tutte quelle, ma come parliamo spesso qui nelle varie interviste, riguardano la scelta della categoria, il colore, il pose, tutte cose che hanno un peso decisamente importante, che possono tanto valorizzare quanto distruggere una condizione se non curate adeguatamente. La scelta della categoria in questo frangente credo che sia stata anche ben ponderata, cioè all'inizio da bikini, perché ovviamente la figure viene vista spesso come un punto di arrivo ultimo, e credo personalmente che si tratti di una delle categorie più impegnative in assoluto, perché si chiede a una donna di essere muscolare, definita e di avere anche delle caratteristiche strutturali che la differenziano da tutte le altre categorie. Deve avere quel frame, insomma, le clavicole belle, belle ampie e tutto il resto, che non è che si trovi così andando in giro al parchetto, è una cosa non per tutti. Ci parli un po' di questa tua prima esperienza da figure, innanzitutto anche dando un tuo contributo, un vostro contributo nella descrizione di questa categoria. Cioè, la figure cos'è? Chi è?
Vado Andiamo insieme. allora, io ho imparato intanto negli anni, questi 3 anni, che comunque la federazione differenzia tanto la categoria. Non è tanto per dire, però vale aver giocato in IMDb e nelle BFI, anche FCFN, ma ha fatto solo una gara. Devo dire che in IMDb questa categoria è molto ambigua, questo è il mio punto di vista. Nel senso che uno fa un percorso seguendo le linee di quello che è una figure, ma se poi quel percorso va bene e diventi pro, ti ritrovi in un mondo completamente diverso. E questo purtroppo un po' ti spiazza. Anche dovendo decidere di gareggiare in più federazioni, de decidere di fare la pro in IMDb, quindi con le woman physique, se decidi di adattarti a quello, probabilmente in un'altra federazione sei fuori categoria. Sì, diciamo che in teoria la figure è simmetria, no? Quindi comunque lower e upper devono essere comunque abbastanza simmetrici, quindi non ci deve essere troppa grandezza sopra, troppa sotto, un bello shape, un buon dorso sicuramente, spalle prepotenti, se c'è il gluteo non è male, un tiraggio non estremo, una femminilità che comunque permane, per non anche lì esasperare, diciamo, la categoria, sempre per quello. E quindi è una bella categoria che secondo me rappresenta veramente bene il bodybuilding, insieme anche a tutte le altre, perché in realtà anche la bikini, però anche lì è ancora più ambigua. Perché, per esempio, in quella volta che io feci la mia prima esperienza da bikini, rimasi un po' sorpresa perché per me il bodybuilding era muscolarità e lì proprio no, cioè, ma proprio no, ma non perché erano ragazze assolutamente in forma, ci mancherebbe, però non avrei mai detto che potevano fare sala pesi, ok? Era un po'. Poi negli anni si è evoluta, poi hanno cambiato, quindi per me ero rimasta un attimo sorpresa. Però di fatto la figura è un po' questo. Poi devo dire, noi ci siamo confrontati in più federazioni proprio perché volevamo capire Esatto. al meglio. Vabbè, l'unica un po' così è stata INBB, sinceramente, perché anche lì quando sono passata da pro e ho deciso di attivare la Pro Card e provare anche a confrontarmi con atlete internazionali, che è bellissimo, gli chiesi: ma adesso la differenza, cioè, che cosa volete adesso dalla woman physique? Perché io sono una figure, sono diventata pro e non esiste più adesso questa categoria. Quindi insomma, c'è stato un attimino di, anche se poi sinceramente l'anno scorso io ho deciso comunque di fare due gare da pro in ICN, posando da woman physique, e le vinte. Quindi tra cui un mondiale e il TDS. Valentina, scusa, per chi magari ci sta sentendo e non riesce a identificare questa differenza, perché non in tutte le federazioni ci sono le stesse categorie. La differenza tra la figure e la woman physique, qual è? Beh, sicuramente la woman physique dovrebbe avere un po' più di volumi e un tiraggio un po' più marcato, ovviamente, con i dettagli muscolari differenti. Di fatto, hanno delle pose completamente diverse, proprio perché le pose della woman physique sono un po' più muscolari di quelle figure, dove vanno proprio ad enfatizzare il volume e il tiraggio dell'atleta. In realtà delle differenze ci sono, a me piace molto anche la woman physique, a prescindere che io lo sia o meno, mi piace proprio indipendentemente come figure. L'esperienza di palco, Sì, no, come l'esperienza l'esperienza di palco mi ha ammazzato, ti dico la verità, perché le pose muscolari sono toste, però volevo confrontarmi, solo che proprio per farti capire che in ICN sono andata lì come woman physique, perché quello c'era e volevo, visto che ero riuscita a vincere questa Pro Card, volevo fare l'esperienza, sfruttarla, eppure andò bene perché ho partecipato al TBS e lo vinsi, al mondiale lo vinsi, e quindi lì rimango un po' me. Tutto il resto posso dire qualcosa di più. La differenza che invece che hai riscontrato in NBFI, quale potrebbe essere rispetto alla IMB? Cioè, se la categoria magari è sempre veicolata un po' da quelle che sono le partecipanti e tutto il resto, però magari il canone può cambiare leggermente. Io anche ho notato alcune cose in IMB che non ho visto in A NBFI. me dispiace sempre, però voglio dirlo comunque al mio punto di vista da Certo. atleta, ok? Da atleta ti parlo, non da coach o preparatore. NBFI è un percorso molto più definito e delineato di quello che tu andrai a fare, quindi hai la tua qualificazione, hai il tuo campionato italiano, hai il tuo sbocco nel mondiale, hai il tuo sbocco al Mister Olimpia. E quindi voglio dire, è molto più delineato, ma soprattutto la conquista del
del titolo pro è tosta. Cioè, non è che una volta puoi andare a giocarla, Sì, no? c'è una pro card O all'anno. al massimo due, perché a volte anche al mondiale, Se la tieni all'estero, se però la, nel però nel circuito. circuito nazionale è una. Mentre in INBB, guarda, te la racconto perché l'anno in cui io ho fatto diciamo sia la parte primaverile che la parte autunnale, ti dico la verità, ero stremata. Quindi noi volevamo andare al TBS, ma non ce la facevo quasi più. Quindi gli dissi: ma se ho visto che c'è una gara un po' prima, che era la notte delle stelle, mo non mi ricordo. E ho detto: me la vado a giocare lì, perché finiva giusto una settimana prima, avevo bisogno di staccare il focus, tanto se non gli piaccio lì non gli piacerò neanche al TBS, quindi no, non mi sono Giustamente. fatta comunque una gara importante perché il TBS ha il suo nome, però sono andata lì comunque e lì ho vinto la mia Pro Card. Quindi in INBB comunque ci sono Ci tante Pro sono tante Card opportunità di vincerla. che te la rendono forse anche un po' meno esclusiva, hanno tante 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 gare che non si delineano benissimo e quindi di Secondo fatto me proprio c'è il problema di non riuscire a capire a che livello sei. A seconda della gara che fai, non riesci a capire se in quella gara la line-up era di livello e quindi ti sei meritato un determinato premio piuttosto che in un'altra gara. Quando abbiamo fatto la nostra esperienza in NBFI, facendo la selezione, il campionato italiano e poi di conseguenza l'anno dopo nuovamente la parte internazionale, riesci a capire dove ti puoi collocare. Anche perché i canoni, secondo me, della figura in NBFI sono abbastanza delineati. Io ho visto atlete straordinarie non vincere figure perché erano troppo. L'armoniosità della figura in PFI è richiesta, la femminilità è richiesta molto di più. Mentre comunque l'ICN, se tu sei estremizzato, vai bene, cioè per non è me c'è chiaro. abilità. Non so dire se il Mister e Mrs. IMDB sia più importante nel TPS o meno, o chi sia la campionessa nazionale, non si Sì, capisce sta sì. roba un po'. E secondo me non colloca neanche chi esordisce lì, si rende conto di dove si trova. Guarda, quest'anno io l'ho vista la gara in IMDb e ho fatto caso proprio a una cosa. Le figure quest'anno hanno gareggiato e colei che ha vinto l'assoluto di categoria non ha vinto la Pro Card, nel Mister e Miss IMDb. Poi, nella categoria dopo, c'erano le Woman Physique e le Woman Physique erano tutte le figure che erano finite dietro a questa ragazza. Nelle Woman Physique hanno vinto la Pro Card. Quindi quella che era finita dietro nelle figure è diventata pro ICN della stessa categoria. E sta cosa, se sei esordiente, va in confusione, secondo me. C'è un po' una problematica di collocamento degli standard. Io perlomeno quello che ho avuto modo di vedere lo scorso anno è proprio che le figure in IMDb rappresentano quella via di mezzo tra la Woman Physique e la bikini, cioè una linea però un po' più morbida, però una volta che magari si vanno a collocare, raggiungono il traguardo, magari diventano professionisti e tutto il resto, si rapportano con una categoria che non è la loro, quindi sarebbe richiesta proprio un altro tipo di preparazione per poterla affrontare. Guarda, più che altro io preferirei proprio che non esistesse la categoria figure, lo accetterei di più, perché se poi va a sparire una volta che divento pro, va bene così. Cioè, preferirei quasi quasi quando dicevano queste ci sono, le categorie sono queste, e va bene così, ci mancherebbe uno, si adegua e fa quello, sceglie quello che deve fare. Come hai detto tu, Matte, sei veramente nella categoria di mezzo tra bikini e woman physique, e uno ci arriva rispettando questo canone, se poi diventi pro, poi ti devi fermare, il tuo percorso ti devi interrompere per poi ricreare un'altra figura, credo, no? Cioè, ci vuole tempo comunque. Eh sì, Argomento guarda, questo caldo. probabilmente riguarda, no, quel dubbio, quella confusione che avete avuto anche voi nella prima competizione, e magari sì, c'è una bella differenza tra bikini e figure, però anche in questo frangente, nel momento in cui si aspira a fare piazzamento e a ottenere quel passaggio poi di categoria, ci si ritrova ugualmente spaesati. Una cosa vi volevo chiedere. Hai parlato di questa grande sfida nell'affrontare la preparazione, perché comunque una donna che raggiunge determinati livelli di body fat, che raggiunge una determinata fisicità dei livelli muscolari, è bella e sorridente sul palco, però prima di arrivarci sul palco deve
deve farsi le terga cubiche, probabilmente più di tanti maschi, sicuramente più di tanti maschietti quando si parla di categorie del genere. Com'è cambiata la preparazione dalle prime gare ad adesso? Dalle prime gare da te, vabbè, però tieni presente che già nel momento in cui tu fai le prime gare e ti rendi conto già dalle prime gare in base ai confronti e ai giudici che cosa ti manca. E soprattutto quindi inizi più a lavorare verso la categoria, quindi cerchi di centrare ancora di più il punto. Perciò, no? I punti carenti, cosa ti è mancato, eccetera, in allenamento. Per quel che riguarda la preparazione, allora, ognuno ha le sue difficoltà. Sicuramente la problematica della, passiamo al termine dieta, perché io non voglio dire, cioè, adesso cominciamo a decantare un pochino il fatto che sia sostenibile, ok? Non è che non sia sostenibile, perché io mangio, onestamente, non è che non mangio, sto a 1600, 1700, quindi non è che non mangio, va bene? Però non facciamo finta che sia proprio per tutti. Ci devi arrivare, capire se fa per te, provarlo e provare ad andare avanti, perché probabilmente tutti noi incontriamo delle difficoltà. Io come donna invece ho pensato, mi ha veramente aperto un mondo, perché ho detto io non ho mai sofferto di problemi alimentari, grazie a Dio. Però nel momento in cui tu ti trovi a fare un momento di privazione, che è quello che viviamo quando ci prepariamo, quindi non è un vabbè, seguo una sana alimentazione, passami il termine, da lunedì a venerdì, e poi sabato, no? Se succede una pizza in più, una cosa, non c'è problema. Non è proprio così. Quindi ti trovi di fronte a delle domandine in più che magari non ti appartengono, a cercare di mantenere l'equilibrio. Perché quello è il lavoro che io ho cercato di fare ogni preparazione. Lasciando perdere tutto quello che può essere, va bene, non andare, non festeggiarsi il compleanno per dirti o la Pasqua, evitare, ok, però quello tutto sommato se può fa, ti può pesare, ma alla fine non è l'ultima della tua vita, è proprio il fatto di per tot mesi rimanere lì nei tuoi alimenti che piano piano vanno a restringersi per mille ragioni, per quello che possono impattare sull'estetica e cercare di stare tranquilla ed equilibrata. E siccome molte ragazze non ci riescono o magari arrivano già da delle problematiche, quando l'ho vissuta ho capito come facessero a cadere, perché può essere facile. Bisogna stare comunque, penso io, ma sai, sono davanti a te, davanti a lui, sapete meglio di me, penso di non dire castronerie nel momento in cui ti dico che ci sono tante ragazze che o arrivano uccise da qualche preparazione particolare che non mi posso, non mi permetto di esprimere, ma con delle credenze, quindi già il fatto di stare in privazione mangiando, passami il termine, è difficile, figurati se andiamo anche a eliminare completamente delle cose come succede, eccetera, eccetera. Quindi salute prima di tutto, quello senza dubbio, mentale e fisica. Poi è chiaro che noi abbiamo anche questa cosina ormonale, piccola così, del ciclo, ti fa a volte un pochino, no? Lo sappiamo tutti, impazzire, nel senso che comunque hai più voglia di, hai più bisogno di, eccetera, eccetera, Ti dico quindi. una cosa, la sua settimana pre-ciclo non le cambia tanto a livello estetico, ma il livello di paranoie si quadruplica. È questa la cosa da comprare. L'umore è terribile, l'umore è brutto, cioè a ognuna di noi prende in un modo diverso, poi devo dirti che più diventi grande, più le cose cambiano, quindi a volte il livello di umore cambia, però ogni preparazione ho sempre cercato più, nel corso del tempo di migliorare, cioè di non soccombere più sotto il peso del cibo, ma di provare sempre di più a controllarlo, a stare tranquilla, a capire che alla fine è vero che non ho una lasagna davanti ma non muore nessuno, che alla fine è vero che ho un po' di fame ma non muore nessuno e che quando finirò la mia gara ci metti quanto tempo? Un mese a tornare con una tua massa grassa ideale. L'importante sono i parametri, il ciclo regolare, eccetera, eccetera, e si va avanti. Guardate, io mi permetto di dire giusto due cosine, perché comunque è abbastanza
È importante. Hai parlato di tante ragazze, tanti ragazzi che arrivano proprio il giorno della gara come fosse davvero l'obiettivo ultimo, e di là c'è un burrone, quindi c'è un salto nel vuoto. Si fa di tutto, di tutto, di tutto per arrivare alla data X, quando alla fin fine è un po' una guerra di trincea quella che combattiamo noi, cercando di rimanere in equilibrio tra i due schieramenti, perché altrimenti si diventa un po' delle meteore, no? Cioè si fa quell'esperienza, poi si diventa quelli che io chiamo i pentiti del bodybuilding, e voi siete fissati, una volta lo facevo anch'io, Sì, non vale la pena, certo. la vita. Noi la vita ce la godiamo. Ognuno ha il suo punto di vista su cosa vuol dire godersi la vita. E Sì, come se fosse inevitabile. lo so che sembra stupido, ognuno si dà le sue motivazioni. Mo ti dico, questa cosa è personale, magari molti la credono stupida, però a volte quando mi sono sentita triste, perché è successo davanti a un piatto di riso e albume, per dirti, no? Ti faccio il piatto più triste che esista. Provavo a darmi delle motivazioni, dirmi: bella mia, se tu questo riso lo dai in Africa, se lo mangiano insieme alla tua scatola. Quindi cercavo di dirmi che alla fine della fiera, in base a quello, sapevo che calorie stavo mantenendo, quindi non è che mangiavo 700 calorie al giorno, no? Quindi lasciavo che la mia razionalità prendesse sempre un po' più piede. Perché altrimenti siamo finiti, cioè non so come dire, bisogna essere guerrieri da quel punto di vista. Cioè, è un po' troppo, si ingigantisce un po' tutto in questo ambito. Probabilmente lo vado ad imputare al modo di combattere la monotonia della routine. Ma Quindi sì. si simulano gesta eroiche e poemi cavallereschi. Però, insomma, è una cosa che deve passare. Cioè, anche una campionessa come Valentina affronta periodi impegnativi. Poi vedete le foto su Instagram, vedete lei sorridente sul palco, però il percorso non è facile, ecco, dicevi, sostenibile. La carriera del bodybuilder deve essere sostenibile, ma le parentesi di insostenibilità, non si, non, Non, le sca non altrimenti si sono scappa. i palchi sarebbero strapieni di gente condizionatissima. Ci sono per forza di cose. E il bodybuilding, infatti, te lo insegna. Ti insegna quello che è la vita, perché se non ti fai il mazzo non ottieni nulla. Lo capisci? A me il bodybuilding mi ha insegnato molto da questo punto di vista, perché è quello che poi nella vita ti serve per qualsiasi cosa tu vuoi. È un transfer. È così, combattiamo. E Vale, ma per quanto riguarda l'allenamento, magari negli ultimi periodi, pre-contest, pre-gara, come lo vivi? È altrettanto impegnativo per via delle basse calorie oppure rappresenta sempre quel momento di svago, di libertà all'interno della tua giornata? Oppure entrambi? Ora, voglio essere onesta, per me nel momento in cui inizia la prep è il mio lavoro, io la vivo così, non che non mi piaccia, attenzione, però nel momento in cui inizia la prep so che non voglio sbagliare, so che voglio dare il meglio, anche fallendo. Certo. Ovviamente te lo dico adesso, dopo che sono 3-4 anni che lo sto facendo, si evolve, cioè si prova a essere all'altezza del titolo pro, a non essere solo una card, e per me è un passaggio mentale. Una E bella card sicuramente, no, ci anche sono in quel tante settore. persone che non hanno la card, che sono molto più pro di quello che uno pensa. E quindi io lo vivo così, ok? Chiaramente dando dei feedback, delle cose, so che sarà un momento difficile, ma lo vivo veramente come se devo portarmelo. È così, devo farlo. Non è che sto tanto a pensarci, punto. Vado. Ovviamente, magari non ti diverti come ti diverti in off season, parliamoci chiaro, perché vuoi essere un po' più dettagliato, perché vuoi stare più attento a preservarti da infortuni o cose varie, perché magari sei un peletto più stanco. Ribadisco la mia fortuna di avere un feedback costante, quindi di poterci comunicare e adattare alle eventualità qualsiasi cosa. Quindi se ti dico sono a pezzi e tu mi dici cambiamo, io sono conscia di dirti no, è una lamentela. Portami avanti, oppure sì, ne ho bisogno, ok? Quindi lo vivo un po' così. Sembra brutto da dire, ma non ho paura nel dirlo. A me piace tanto allenarmi, non è quello. Mi piace spingere, mi piace confrontarmi con me stessa, fare di più. Però poi quando inizia la prep, io so che voglio andare su quel palco non ottenendo qualcosa, perché alla fine quello non te lo dice nessuno. Tutti fanno quelli, ma non lo sai. Però sapendo di aver dato tutto, così comunque vada a finire. Abbiamo fatto tutto? Sì, va bene così, mi Alla fa fine stare devi pensare bene. di aver fatto un buon lavoro. Nella testa devi migliorare negli anni,
E alla fine di una preparazione devi dire, ok, adesso devo andare sul palco, ho fatto un buon lavoro, bene. Cioè, credo che quella soddisfazione, è ovvio che poi la gioia del palco, fantastica, ti ottieni un risultato. Ovviamente. Però ti dà molto, molta consapevolezza di te stesso, dire, ho dato tutto, ho fatto un buon lavoro. E tu lo sai. Ho gestito bene. Rispetto all'anno scorso ho migliorato determinati parametri. Quello poi che ti fa andare veramente avanti, perché se tu affronti una preparazione con la fissa di voler brillare su quel palco e basta, subito dopo quel palco c'è un vero burrone. Sì, perché alla fine, ragazzi, il bodybuilding non è la gara. Sì, esatto, c'è proprio l'ombra quando le luci si spengono e tu non devi più gareggiare. E se l'hai vissuta solo con quell'ideale lì, con quell'obiettivo lì, secondo me... Anche perché quando finisce la gara cosa facciamo? Non facciamo più bodybuilding? Sto cavolo, è lì il discorso. Quindi no, no, lo faremo lo stesso, non cambierebbe nulla. Diventa uno stile di vita, diventa una cosa tua. Non è che se io smetto di fare, se mi ritirassi, allora da domani, tra virgolette, parlo della cosa, smetto di allenarmi e mi esporno. No, perché comunque quello che mi ha insegnato lo credo a prescindere dal palco, a prescindere dal palco. Perché quando lo fai in salute natural, e lo fai anche l'off season, è una cosa di salute. Cioè, non è che veramente mangio aria, mi godo tutti gli alimenti, cerco di settarli bene, cerco di dare tutto al mio corpo, mi alleno in una maniera tale da diventare più forte. È più salute di questo, non... Anche perché l'hai fatto 9 anni senza gareggiare. Esatto, quindi non cambierebbe nulla. Ovviamente ribadisco, quando c'è la gara, no? È una disciplina che ti assimila, è una disciplina che non si risolve nell'oretta di allenamento, nelle 2 ore di allenamento, nel cardio, quindi io credo anche che sia paradossale farla con leggerezza nel momento in cui c'è un determinato obiettivo. Uno affronta una preparazione con l'idea di dare il massimo, con la gioia di dare il massimo. La gioia non è sempre un sorriso stampato in faccia. No, io proprio mai. Sono sicuro. No, nel senso che io entro sicuro, in sala bella seria, poi entro in una sala dove comunque io ci lavoro, quindi o ho la faccia brutta o tutti giustamente magari ti vengono a chiedere perché ci sono, certo, i clienti, quindi... Devi proprio stare lì e voglio stare lì, è veramente un momento bello poi, anche se magari non c'avevo voglia, oppure sono stanca, c'ho poco di fame, no? Però, come ti dicevo, per me io lo affronto che lo devo fare e mi fa sentire bene, che ti devo dire? Essere riuscita a scavalcare. Il problema sorgerebbe nel momento in cui non potessi più farlo, come la pizza a tavola, cioè non è che non la puoi mangiare, io non voglio mangiarla in questo momento, cioè, ma non è che scompare dalla vita, è una scelta. E poi ribadisco, non è che se non mangio la pizza muoio, cioè, c'è anche gente che non gli piace, ci sono tante sfaccettature e purtroppo anche tanti falsi miti nel nostro sport. È vero. Io voglio parlare dell'esperienza fatta nel 2023, quindi la partecipazione al Natural Olympia. Allora, tutti quanti conosciamo il Mister Olympia, ma cos'è il Natural Olympia? Come si arriva al Natural Olympia? Parliamo innanzitutto di quello che è questa gara e poi di come l'hai affrontata tu. Intanto è stata un'annata assurda, perché io ho voluto rifare il campionato italiano NBFI. L'ho voluto rifare perché avevo vinto dopo solo il primo anno la mia pro card in NBFI. Non mi sentivo. Ovviamente non in molti l'hanno compreso, ho ricevuto abbastanza critiche, ecco perché io sono una che si preserva e preferisce vivermelo da solo. Quindi ho ricevuto abbastanza critiche, anche qualche minaccetta di lata, tra virgolette, di non contentezza, ma dovevo farlo per me. Quindi l'ho fatto e sin da... Allora, lui in realtà, come è sempre successo, me l'aveva già un po' preventivato a giugno. Mi aveva detto, Vale, ma perché non la tentiamo? Guarda che ci andiamo a confrontare su quello che è uno dei palchi, diciamo, più importanti, perché è così, no? E io dicevo, ma se dico, prima aspettiamo di vedere come vanno le altre gare, vediamo i feedback che abbiamo, cosa ci dicono, e poi andiamo avanti. Quindi sono partita dal ricomincio dall'italiano, rifaccio la mia gara con altre atlete, vediamo cosa succede. Già lì mi premiano e mi dice, adesso devi andare in America,
La prima, la ragazza che così dice, mi premiò, vabbè, non la nomino per correttezza, ma non è niente di male, l'Ilario. Va bene, da lì decido di dire, bene, adesso però bisogna attivare la Procard, farsi uscire le balle e andare all'estero, perché insomma, no, l'avevo già da 2 volte, quindi vai. E quindi sono andata all'europeo. All'europeo vinco e mi trovo a fianco l'atleta che aveva vinto tutto fino a quel momento, il mondiale, tutto quello che c'era. Credo qualcosa come 12 gare da pro su 13 praticamente. Quindi quando abbiamo visto che c'era lei sul palco, abbiamo detto ok, viviamocela. E quella è stata l'unica gara in cui lei, tra virgolette, non ha vinto, c'è arrivata seconda. Lì forse. Eravamo in Germania, quindi ovviamente c'erano i nostri giudici, dicono: insomma, beh, adesso devi andare in America. Ah, ci siamo guardati. Allora, ovviamente sappiamo, lì vai veramente a fare un confronto diverso da qualsiasi roba, ma forse era quello che ci serviva. Quindi ho detto: va bene, andiamoci. Ma è stata una sera così, ma guarda, se te lo racconto, Abbiamo ti viene deciso da. 15 giorni prima. Perché sai, tipo, eravamo Sì, è sul venuto fuori divano, così. diciamola sta cagata, eravamo sul divano a guardare la tele. E continuava a venirci fuori, ma sai, magari li vedi tu certi segni, ma continuava a venirti fuori una pubblicità su Las Vegas, dice, ma come cazzo, una cosa sulla. Ha detto, senti, dai, facciamolo. No, Marco, io mi ricordo, stavamo guardando una puntata di Griffith, Ah, bravo! nella quale loro fanno una gara tipo di Pitti per Las Vegas, i Griffith. E lì ho detto, vabbè, dai, andiamo. E quindi siamo andati, però. A livello personale è stato abbastanza tosto perché ovviamente noi ci eravamo preparati il corpo per la gara di punta che erano l'europeo e l'italiano e quindi affrontare quelle 20.000 ore di viaggio, cioè noi siamo stati 5 giorni, compresi il viaggio. Lui bravissimo a settarmi macro perché veramente lì dovevi calcolare con il fuso orario e quindi siamo arrivati lì con la condizione migliore che potevamo avere, ovviamente zero pretese. Ti dirò la verità, mi aspettavo un attimino di più, perché onestamente la mia competizione personale è durata 9 minuti totali, con 14 atlete sul palco, compresa la discesa, la risalita, diciamo. Quindi, E insomma. l'AT walk per 9 minuti, perché poi la top 5 faceva l'AT walk, solo 5. 9 minuti totale, quindi molto veloce la gara. Cioè, se vai fino Diciamo. in America, poi stare 9 minuti Dai, sotto. adesso mi tieni almeno mezz'ora, no? Quindi diciamo ovviamente cosa posso dire? Ovviamente rimarrà sempre un obiettivo importante, deve esserlo perché ovviamente lo sappiamo tutti, l'America nasce, eccetera, eccetera, quindi bello, è È molto figo. bello, ci vuole, ci sta. Nel particolare magari quell'anno è andata così, perché non è che tutti gli anni. Quell'anno lì mi sono trovata davanti a delle ragazze, ovviamente un bellissimo livello tra pro, veramente altissimo, e le ragazze con cui gareggiavo avevano un punto incredibile, ma molto più che un punto, 67 punti più di me sulle gambe, sui quadricipiti, quindi Erano strappate, erano veramente strappatissime, non strappate. potevo neanche sognarmelo in quel Erano delle momento. woman physique europee. Diciamo che in Europa e in Italia mi avrebbero ammazzato con quelle gambe, però lì invece facevano. Quindi la mia fortuna fu che perché loro videro la ragazza che poi vinse, fantastica, con delle gambe impressionanti, e su di lei settarono poi tutto il resto del canone. Quindi la mia fortuna, perché quando sei sul palco tu giudici li vedi, fu che una disse: va che c'è pure lei, e io, ovviamente. Subito. Vabbè, ovviamente ci mancherebbe, ho guadagnato un quinto posto che per essere una prima esperienza è più che dignitoso, ci mancherebbe altro, però ho capito che il canone è proprio diverso. Anche perché Matte, la settimana dopo, due delle ragazze che si sono piazzate prima e terza, se non sbaglio, quindi la vincitrice dell'Olimpia, ha gareggiato un WNBF da pro, perché era pro anche lì, a Boston, non mi ricordo dove, anche lì era in America comunque, e ha vinto per darci l'idea Pit Body. Quindi veramente ha vinto una categoria molto muscolare, perché comunque WNBF bodybuilding non esiste, quella è la categoria più muscolare che Poi lì hanno. sai com'è, dipende dalla giuria, da chi è il capogiuria, bibibaba, ognuno ha la sua idea, non c'è giustamente oggettività, ma fa parte del gioco, lo sappiamo, quindi va bene così. Cosa ci siamo portati a casa? Intanto un'esperienza bellissima, perché comunque Palestre eravamo, fighissime, poi eravamo 20, casino 22 fantastici, italiani, travolgente sì, poi letteralmente. eravamo 22 italiani, tra di noi tutti, siamo stati tutti insieme, Sì, ecco, quindi. la parola è giusta, è stato veramente a livello di esperienza coinvolgente, perché viversi l'allenamento in America, Ma cioè, è bellissimo, delle veramente una palestre roba assurde, davvero incredibili. indimenticabile.
sappiamo che però se ci vogliamo Beh, tornare devo fare un'altra vita proprio. è bello anche per questo Ma caleggiare certo, è l'estero, no? un'esperienza L'esperienza incredibile, davvero. e si mette in gioco. Devi metterti in gioco, In devi. America poi quel tipo di cultura è proprio diverso dal nostro. Allora, io non so, devo dire, io esprimo il mio, io non sono un estimatore della parte enhanced del bodybuilding, però nella palestra dove siamo andati ad allenarci noi, come se nulla fosse, c'era Flex Wheeler che si allenava. Cioè, lì è normalità vedere, cioè, l'equivalente di uno che fa pugilato a con sé a Tyson che si sta allenando, no? Molto bello comunque, Certo. molto bello e non ci sono rimasta male per niente, zero. Ma va, no, però se molti ti dicono invece proprio no, un po' l'evento mi ha deluso, perché comunque tu sai, insomma, spendi un tot di soldini, Sta no? prendendo una brutta tendenza comunque poi ultimamente, cioè dall'esclusione totale delle routine anche negli MBB hanno tolto, Terribile. cioè alla fine Ci vuole proprio rispetto l'idea di per gli show atleti, perché è quello che penso è io. venuta meno. Beh, se Bra, pensi no, lo show lì che in America non c'è proprio stato, te lo dico proprio, non c'è proprio è stato. molto più figo tutto il Brutale. pre, la registrazione, le foto, le interviste, ma sul palco poco show. E soprattutto anche luci, e il tan, Quello che voglio. malino, malino quelle due cose lì, che però ti ribadisco, un bagaglio di esperienza che ti porti, quindi è bellissimo, lo rifarei 100 volte, onestamente, nonostante la Certo. stanchezza. E poi, insomma, ti devi mangiare i pancake lì, voglio dire, no, solo per quello, no, sto scherzando, ne valeva. Ci sta tutto. Però ecco, oggi magari un'esperienza un po' più vissuta per tutti quanti gli atleti, perché poi alla fin fine loro io credo che siano i primi a saperlo, no? Che non è che vengono quelli da dietro l'angolo. Quindi ci sono tante persone, io capisco il numero di atleti, Io no, così perché lo devi come fare il tuo per quanto. lavoro. Esatto, così come è stato facendo appello al campionato agli MBB che si è tenuto adesso, erano tantissimi, però probabilmente vale la pena limitare un po' più gli accessi e fare in modo che Io chi sia penso una sul cosa, palco non so, tu se ne ovviamente sei goda. una persona super del settore, parliamoci chiaro, quindi penso, dico queste cose e spero di non offendere nessuno, però sono gli atleti che mantengono le federazioni. Ma loro non lo hanno capito, eh. E Loro non l'hanno proprio quindi devi capito. dargli del rispetto. Ho visto la comunicazione che gli atleti non avrebbero fatto la routine. Ho pensato a tutti quei ragazzi che tanto se l'erano preparata provandola e riprovandola e poi avevano pagato i posing coach per farsene insegnare. Cioè, comunque, no, È stata una bella il tuo cosa, spazio glielo poverino. devi dare alla persona. Brucia, quello mi ha, è per quello che poi diciamo è andata un po' così negli NBB quest'anno dove volevo ritornare ma non sono ritornata. Anche perché poi dopo Ci hanno un sta, bisogna po'. anche prendere delle posizioni alla fine, Ah, no? Perché sì. E mi altrimenti. sarebbe piaciuto, sai, tantissimo, Ah, credimi, non lo metto in dubbio. credimi, perché c'erano delle atlete con cui c'era la Serena, mi sarei voluta tantissimo riconfrontare con lei, anche perché abbiamo un bellissimo rapporto, ci saremmo divertite su quel palco, ma non, Diciamo che loro hanno questa roba qui dell'esclusività. Loro non solo vogliono. loro, no? Non lo so, non so se ci sono altre federazioni che fanno così, ma loro dopo l'Olimpia vi hanno detto che non aveva più la Pro Card, quindi la Pro Card è stata E io gli ho cancellata. detto, va bene, però io da voi sono una woman physique. Adesso come me la metti? Non sono una figure, perché non devi gare. Ecco, perciò Altrimenti non niente. avremmo fatto FIFA di come ci dicevamo prima. Certamente, certamente è giusto arrivare a un certo punto, siderarsi anche per dare un messaggio alle federazioni, magari capiscono qualcosa, magari capiscono pure niente, questo non lo so, 9 su però 10, poi però. chi vivrà vedrà. Io a questo punto ne approfitto per fare queste domande a tutti e due, già che ci siamo. Ma scominciando da te, queste sono le domande di rito che facciamo ad ogni ospite. Un atleta che ha ispirato il tuo percorso, può essere dal ragazzo che si allenava in palestra a te al Mister Olympia, proprio, che ti ha avviato questo. Guarda, io ti faccio due nomi. Intanto preciso, io preparo tutte donne, quindi sicuramente ho un riferimento maschile e anche uno femminile. Quando mi sono approcciato al bodybuilding, quindi ho cominciato a fare palestra anch'io, vedevo le gare, ma ovviamente senza social, all'epoca non ce n'erano social, quindi tu potevi avere delle notizie, delle cose. Io guardavo l'Olimpia, gli FBB. Ok, quindi per quei che mi riguarda me, l'atleta che piaceva era Pilit all'epoca, quando io avevo 18 anni c'era Pilit. Per quello che riguarda le donne, invece, questo discorso si protrae un po' più in avanti.
Se devo fare un nome di una persona che mi ha Non fare il ispirato, mio, eh? no, No, no. non fare quello che penso io, perché dopo No, vabbè, se devo sarà fare un la nome, sì, stessa. probabilmente sì, di una persona che mi ha ispirato, ho pensato che magari lei potesse fare, speravo che potesse fare un percorso simile, era la Melanie Pfeiffer, che per me era un esempio di natural Anche per me, bodybuilding anche fantastico, per me, sia come ragazzi. persona che come atleta. Un miglioramento costante ogni volta, una tenacia, un'estetica bellissima, ma già da prima che vincesse l'Olimpia, perché poi quelle cose lì lo sai, lasciano il tempo che trovano, ma lei per me è stata un bel esempio, non, sol, sì di estetica, ma soprattutto di tutto quello che c'è dietro, perché poi quando lo fai capisci cosa c'è dietro. L'approccio. L'approccio, esatto. Quindi lei anche per me è stata una di quelle atlete a cui ispirarmi. Concordi sotto questo punto di vista. Mentre Max, cercando di riassumere in una o due parole per poi argomentare, ma cosa ti ha insegnato il bodybuilding? Cosa hai imparato dal bodybuilding? Allora, io nella mia esperienza ho imparato che, vabbè, sulla passione per fare bodybuilding ce la devi avere, ma la testa è quella che veicola questo sport. Secondo me il primo parametro a tenere presente è per prepararsi, per avere Per attitudine a fare, allenarsi. per allenarsi, è la testa. Il pensare al palco prima ancora di fare determinate cose, allenarsi in un certo modo. Avere sempre la testa, quel voler andare lì, secondo me non aiuta, anzi, soprattutto nelle donne è un freno assoluto, perché appena una donna non si vede in condizione, non Quindi capisce sempre. che la testa ti deve dar modo di godertelo quel percorso, secondo me diventa un freno e quasi ti porta a peggiorare. Quindi, secondo me, per fare il percorso agonistico devi essere sereno con la testa. Questa è una cosa che mi ha insegnato. Poi guarda, io faccio un doppio sport, gioco anche a calcio, ancora faccio il calciatore agonista, quindi anche per me vale la stessa cosa, e poi lo scopri anche in determinate discipline dove non te lo aspetti. Ma in realtà il bodybuilding è veramente testa, il tuo mood è quello che ti spingerà a eccellere o a scomparire. Vero, vero, soprattutto questa cosa del pensare ad altro, cioè io ho sempre avuto tanti hobby e paradossalmente diversi dal bodybuilding, paradossalmente mi sono ritrovato a coltivarli molto di più proprio in procinto di, mi davano quella boccata d'aria, mi distraevano e liberavano la mente in circostanze in cui altrimenti il focus sarebbe stato soverchiante. E per te vale? A me ha dato tutto, ragazzi. Cioè, a me mi ha fatto proprio crescere. Io lo porto avanti tantissimo, lo sponsorizzo tantissimo perché a me mi ha fatto proprio crescere. Cioè, a me il volere determinate cose e non solo l'estetica, ma anche solo senza stare a contestualizzare l'esercizio perché poi ognuno ha il suo volere, anche solo dire cazzo, ma anch'io voglio tirare su 100 kg di squat, come minchia si fa, no? Perdonatemi la franchezza. A me mi ha dato tutto perché mi ha sbloccato, mi ha fatto fallire e accettare il fallimento, mi ha fatto progredire e accettare la progressione, cioè, e mi ha dato quello che ti ho detto, per me è un insegnamento di come è nella vita, esattamente. Poi io ci sono riuscita finora, poi chissà mai lì, ma soprattutto anche oltre questo, che per me è la cosa più grande che mi ha dato. Nel particolare rispetto anche agli altri sport, una conoscenza di se stessi veramente profonda. Cioè io so ormai, riesco, provo a percepire che se non sento questo pezzettino qua perché il mignolo non l'ho tenuto bene. Cioè, e stare lì a vivertelo così l'allenamento mi dà un È una gusto ricerca continua. che non so spiegarlo, però a prescindere da questo, che poi è il gusto della passione del fare l'allenamento, ok? Mi ha insegnato veramente tanto, mi ha disciplinato senza farmi ammalare però. E quindi io lo sponsorizzo e lo porto avanti. Fatto bene così. Hai ragione, non si può spiegare, si No, può soltanto capire. E per capirlo ci devi stare lo puoi dentro. vivere e non vivere quello che io sto dicendo per molto tempo. Perché ci Vero, vuole verissimo. tempo su tempo su tempo. Tanto, tanto, Ed è ancora più tantissimo, bello per quello. tantissimo. Un brano che per voi ha una valenza particolare, magari ascoltato in allenamento, negli allenamenti più impegnativi, nel backstage. Ti faccio una rivelazione. Io quest'anno ho deciso, ma già forse da un po', di non ascoltare musica in allenamento. Non ho voluto. Non ho voluto, vabbè, sarà una ricerca, vabbè, io so di questa cosa, c'è cioè chi mi dirà, ah, questa è pazza, ok, ognuno ha le sue, va bene.
Però non ho voluto che il mio cervello desse il meglio di se stesso solo quando c'era la musica, ok? Quindi non ho voluto di proposito ascoltarlo, l'ho voluto fare volutamente, ho voluto essere sempre il più cosciente possibile, quindi non l'ho usata volutamente, devo dire la verità. E se chiedi a Massi, lascia stare perché a volte sente le canzoni di Natale, sotto Natale, quindi di quale stiamo parlando. Sì, E... dipende dal periodo. E in gara invece a volte mi serve. Quest'anno non l'ho ancora usata, però a volte mi serve e vado a, non ti so dire un brano perché ne ho sempre due o tre e prendo qualcosa che mi scaturisce magari dentro un po' di forza, un po' di coraggio, un po' e ognuno ha il suo, quindi a volte mi sento le canzoni in discoteca anni 90, no, io no, ne ho È tre. in tutte le occasioni, quindi No, no, nessuno in io particolare. uno ce l'ho io quando devo fare qualcosa di importante a livello sportivo io, ma anche quando deve salire sul palco lei. Per me Wonderwall di Oasis mi dà l'idea di quello che puoi realizzare se ti riesce qualcosa fatto Sai bene. che Wonderwall è cosa? meraviglia. Che io cerco anche tramite i brani che scelgo di veicolare quello che ho bisogno di essere là sopra. So che ti verrà da ridere, ma è così. No, no, assolutamente Quindi no, magari te non lo è il mio capisco brano benissimo. preferito che ascolterei, non è la, però dico io lì ho bisogno di essere così, oggi, adesso per come mi sento. E quindi me lo provo a mettere. Quindi può essere anche canzoni, che ne so, di Beyoncé, piuttosto che mi danno la carica, che mi portano al di fuori dell'essere troppo introspettiva, ma più spettacolare, tra virgolette, no? Più ok, Più ormai ci sei, personale, più vai. personale. Perché comunque è uno show quello che dobbiamo fare, è giusto che sia così, e quindi cerco di accendermi, però spesso quelle sono come Beyoncé, qualche musica da discoteca, per caricarmi al massimo. Fantastico, guarda, che bella chiacchierata stasera che è venuta fuori. Lo spero tanto, lo spero tanto. Tantissimo, assolutamente. Ma io condivido una cosa che mi avete sentito in tanti ripetere, anche se si parla di argomenti simili, cose e pareri contrastanti, non importa, cioè l'esperienza personale di un atleta serve sempre a tutti perché viviamo tutti in un modo diverso, percepiamo tutti in un modo diverso quello che stiamo facendo, che sia dall'allenamento all'affrontare le gare. Quindi sono convinto che, anche se poco, ma anche voi avete sicuramente dato un qualcosa in più a chi ci ascolta, a chi vi ascolterà nei vari canali, che può essere utile per migliorare sia il bodybuilding in generale, ma soprattutto nel soggettivo della singola persona che ci sta ascoltando. Quindi io sono contento e sono convinto di questa cosa qui, che sostengo da tanto. Quindi grazie, No, posso dirvi. noi Grazie a grazie, voi. noi Ma grazie, figurati, cioè. noi Ma grazie. penso che poi la condivisione è quello che poi rispecchia il bodybuilding, perché spesso si commette un errore, si parla di uno sport solitario, proprio non lo è. No. Cioè, se non si vive in maniera solitaria il bodybuilding, non ti dà lo stesso sapore. La condivisione del bodybuilding è troppo bella. La condivisione è importantissima, poi dopo uno può affrontare un'emozione o vivere l'attimo di una gara in solitaria perché dice ok, adesso Vabbè, sono nel mood certo. e penso a quello, ci sono solo io, non esiste niente. Però è la condivisione, l'esperienza comune e anche parlare con le persone che hai intorno che ti fanno crescere, ti fanno avvicinare e fare un percorso all'interno del Molte mondo volte mi agonistico. sono confrontata con altre atlete nei momenti di difficoltà, ci siamo appese l'una alle altre, molte volte. È un lavoro di squadra, è uno sport di squadra, non ce n'è. Anche perché io non ho mai visto nessuno entrare su un palazzetto, su una gara, non salutare nessuno, non parlare con No. nessuno, mettersi in un angolo chiuso dentro, sparire, poi salire sul palco, poi uscire. Siamo Difficile. sempre esseri Anzi, umani. speriamo che sia sempre di più in questo senso, che ci sia sempre più condivisione e meno partiti, tra virgolette. È un po' difficile, ma facciamo del Ce la nostro meglio tutti faremo, ma quanti. certo, ma certo. Matteo, ti lasciamo andare? Assolutamente, ragazzi, ragazzi, grazie di A cuore, voi, grazie anche a tutti quelli che ci tantissimo. hanno ascoltato questa sera. Io prima di chiudere proprio gli ultimi 2 secondi vi spoilerò una cosa, che la prossima settimana avremo un ospite che molto probabilmente è il più giovane di tutti quelli che abbiamo avuto su queste live. Ragazzi,
Grazie a Grazie tutti. ancora, grazie A ancora di presto e tutto, a alla presto, è prossima. stato un onore, grazie. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Buona serata. Ciao, buona Ciao, ciao.